Villa Pizzicato, frazione di Colledara. Il tessuto edilizio di Villa Pizzicato è ottocentesco. La signora Mimma Palumbi in Fabri è stata una maestra ed è un po' la memoria storica di Villa Pizzicato o Pizzicata? Pizzicato. Questo nome. Sbagliato. Chi ha fatto i cartelli stradali? Perché Pizzicato? Da dove deriva? Beh, da una famiglia che si chiama quelle delle Pizzichete. Quindi era un soprannome di una famiglia. Un soprannome di una famiglia. Quante persone abitano stabilmente qui? Penso un centinaio. Forse. Si vive bene. Noi siamo le api operose. Perché? No, perché fin da piccolini si ingegnano. Se sei uscendo il maiale, i ragazzini correvano per aiutare quando c'era la fenagione. Ma lei è proprio di qui, di Villa Pizzicato? Sì. Sono nata qui. Sì. Poi sono stato in collegio 10 anni alla piccola casa perché non avevo né padre né madre, quindi mi sono fortificata, diciamo. E sì. Poi dove hai insegnato? A Villa Petto. E la bellezza è che dopo 23 anni ho scoperto che avevo ricevuto pure una targa. Me l'hanno data nel 2001, quando sono stata in pensione. Ah. Però dato che mio marito ha lavorato nelle grandi ditte d'Italia con le autostrade, sì. Lui aveva sempre queste scatole con le cose dentro, quindi io convinto che era di mio marito. Quando l'ha scoperta? Poco tempo fa? Il giorno 2 marzo, quando ho fatto 83 anni. Auguri! E sono rimasta felice perché poche parole, una sinossi. Beh, io insomma la cucina... Cosa va forte? E mi piace fare le crispelle. Le scrippelle? Sì, quelle sono buone. Ma quelle in brodo, le scrippelle in busta? Sì. Io sono un'operatrice ecologica. Me lo sono dato la mente. Posso vedere le erbe nei muri, nelle cose. E quindi le toglie lei? Perciò sì. È tutto pulito qui. No, però passa pure il comune. Ah, passa pure il comune. Sì. Pure spesso e volentieri.